Grazie. Allora, oggi sono qui con voi per parlarvi di come io realizzo la ceretta, questa volta non sulle sopracciglia, anzi, per chi non avesse visto la ceretta alle sopracciglia come la realizzo io, fai da me, vi lascio qui sotto nell'info box il link appunto che rimando direttamente al video. Comunque, questa volta non si tratta di ceretta alle sopracciglia, ma ceretta totale, quindi braccia, gambe. Allora, come la realizzo io? Allora, innanzitutto io ho un metodo un po' particolare, adesso vi spiego perché. Praticamente io ho comprato qualche tempo fa questo kit qui, che è kit depilazione di natura verde, che comprende un fornello scaldacera roll-on, che è praticamente questo qui, un fornello scaldacera roll-on, vedete, fatto con lame in acciaio. E poi comprende la cera depilatoria, che sarebbe questa qui, poi intercambiabile. Inizialmente ve la danno rosa, io questa qui è un'altra tipologia, perché naturalmente quando finisce la ricomprate. E poi le strisce depilatorie in TNT, che sono queste qui. Allora, praticamente che succede? Che questo qui appunto è il kit Natura Verde, vi faccio vedere il simbolino, è questo qui. Che praticamente io avevo comprato questo kit, però diciamo ho attaccato, come funziona? Che il fornelletto qui scaldacera va attaccato alla spina, infatti c'è questo coso che è il filo proprio che collega il fornelletto alla corrente, e quando è acceso questo qui deve diventare verde. E voi inserite la vostra striscia dentro e così si riscalda, diciamo. Perché naturalmente che succede? Si vanno a riscaldare queste lamine dentro, vedete? Si vanno a riscaldare e quindi riscaldandosi si riscalda anche la cera dentro questa cosetta qui, che questo può stare a contatto con il calore, insomma. Che succede? Praticamente io l'ho attaccato e in realtà ci vuole tantissimo, ci vuole proprio tanto per far scaldare la cera qui dentro. Più di un'ora, perché la cera si deve naturalmente sciogliere, ma deve diventare proprio liquida, liquida, perché poi naturalmente con il rollo andiamo a passare sopra la zona interessata. E praticamente ci vuole veramente tanto, quindi io che cosa ho fatto? Su consiglio di una mia amica, lei aveva praticamente il barattolino con la cera liquida e la spatoletta. Lei scaldava questo barattolino della cera liquida non sotto un fornello proprio direttamente, ma andava a scaldare a bagnomaria. Così io che ho fatto? Ho pensato che questo qui è naturalmente immune al calore, cioè non si scioglie questa cosetta qui. Quindi che ho fatto? Ho detto, io scaldo questo coso di cera a bagnomaria. Adesso vi faccio vedere. E quindi scaldo questo cosetto a bagnomaria, lo inserisco. Questo nel frattempo lo attacco alla spina, quindi della corrente, così piano piano si riscalda, si inizia a riscaldare. Una volta sciolta tutta la cera a bagnomaria, lo inserisco qui così non mi scotto, passo con il rollo. E naturalmente la cera si mantiene calda perché nel frattempo si sta riscaldando questo che è a contatto con la corrente. E poi naturalmente strappo con le strisce appunto in TNT. Allora vi faccio vedere, perché magari non ci avete capito niente adesso così come la sto dicendo, quindi vi faccio vedere tutto il procedimento passo per passo e quindi ci faremo una ceretta insieme. Attaccare quindi alla spina della corrente il filo dello scaldacere. Come vedete, la luce deve diventare verde, quindi come prima cosa attacco questo e lo lascio attaccato. Lavandino da cucina tranquillamente, non fate caso al mio lavandino super zozzo. Lo riempio d'acqua, diciamo quasi a metà. Mettere sul fuoco, sempre se si accende il fuoco, si è acceso, ok. Una volta messo sul fuoco ci vado a immergere la come si chiama questa? Insomma, la cera, la cera che praticamente questi qui sono i ricambi dei rulli, la vendono direttamente così, costa tipo 1 euro. La vado a immergere in questo modo qui e la lascio qua dentro fino all'ebollizione. Quando praticamente vedete raggiunge l'ebollizione, lo prendiamo da qui, che tanto da qui non scotta più di tanto. E come vediamo, la cera si è sciolta, quindi spegniamo sotto il fuoco.
prendiamo una presina o qualcosa per portarlo di là. Lo asciughiamo un secondino dall'acqua calda, lo facciamo un attimo asciugare e poi lo andiamo a mettere di là. E vi voglio far vedere che la cera si è sciolta, vedete che balla dentro, quindi si è sciolta. Andiamo quindi a inserire nel nostro rollino, rolletto, non so come si chiama, che nel frattempo si è scaldato, quindi caldo lui, calda la cera si mantiene chiaramente calda e non si rapprende, e adesso possiamo iniziare a farci la nostra ceretta. Ecco a voi la mia gamba, ecco a voi la mia gamba super pelosa, però è necessaria che voi la vediate, perché è necessario che voi la vediate perché vi devo far vedere bene come va fatta questa ceretta. Allora, vedete questi pelazzi vanno in giù, ok? Sono tutti in giù, perché se noi li solleviamo vanno in giù. Quindi noi che facciamo? Mettiamo il nostro rollo, andiamo a mettere la cera seguendo il verso del pelo, quindi vanno in giù e noi andiamo giù. Faccio un pezzettino piccolo per farvi vedere, passiamo una o due volte. Andiamo a depositare quindi la striscia depilatoria sopra e ci passiamo con la mano per farla aderire bene alla cera che abbiamo messo. Adesso abbiamo visto quindi i peli vanno in giù, abbiamo messo la ceretta nel verso in giù, abbiamo messo la striscia depilatoria appiccicata alla cera e spingiamo sempre in giù, prendiamo l'altra estremità della striscia depilatoria e tiriamo invece in su, in questo modo. Vedete quindi, spettacolo orribile, però vi ripeto, necessario che voi vediate. Come vedete, quindi i peli si sono strappati, qui non ci stanno più e dobbiamo procedere in questo modo per tutta la gamba. Quindi prendiamo la nostra cera, andiamo in giù, perché i peli delle gambe vanno in giù, ragazze, nel momento in cui ci stanno dei peli. Adesso vi faccio vedere. Andiamo quindi in giù. Non dobbiamo aspettare tanto perché sennò la cera sulla gamba si raffredda, quindi dobbiamo mettere subito la striscia, può essere riutilizzata quella di prima per un po' di volte, e tiriamo in su nel verso contrario al pelo. Oddio. Ok. Continuo così per tutte le gambe. Io faccio, vi dico una cosa che mi stavo scordando, praticamente una cosa molto importante è che voi naturalmente nel momento in cui ci sono peli che non vanno in giù, come ad esempio quelli dietro le cosce che vanno di lato, che vanno verso il dentro, quelli all'inguine che vanno verso il dentro, nel momento in cui chiaramente non vanno verso il basso, voi la cera la mettete sempre seguendo il verso del pelo, quindi se il pelo va di lato voi mettete la cera di lato e chiaramente strappate nel verso contrario, quindi se il pelo cresce verso sinistra voi strappate a destra, l'importante è strappare nella parte opposta. Una volta finito praticamente il tutto, che cosa facciamo? Prendiamo un olio, un qualsiasi olio, andiamo a bagnare una delle strisce depilatorie chiaramente bianca, asciutta, vuota, la andiamo a bagnare con quest'olio. Io utilizzo l'olio Johnson, però chiaramente altre volte mi è capitato di usare l'olio di cocco, l'olio d'oliva, insomma un qualsiasi olio che avete, e andiamo a passarlo praticamente strofinando su tutta la gamba, perché capita sempre che rimane qualche residuo di cera e quello lì chiaramente poi appiccica, insomma, e sporca. Quindi andiamo a passare la nostra striscia unta in questo modo qua per levare i residui di cera. Allora, praticamente, niente, quindi questo è un metodo secondo me molto 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 efficace, semplice, velocissimo, perché chiaramente la ceretta in generale è molto più veloce del silk peel, è molto più veloce, più comoda forse del rasoio, perché magari la cosa più veloce in tutto e per tutto è il rasoio, però chiaramente il rasoio, dopo aver passato il rasoio la crema depilatoria, tagliando soltanto i peli e non strappandoli alla radice,
praticamente ricrescono dopo una settimana, 2 settimane subito, mentre comunque la ceretta ha un effetto che dura un mese buono all'incirca. E questo perché? Proprio perché quando andiamo a strappare, strappiamo contropelo, riusciamo a prendere praticamente quella che è la radice del pelo. Per rigenerarsi ci vuole moltissimo tempo. Poi, secondo me, la ceretta con il rollo, così in generale, è la ceretta più veloce, perché chiaramente passando faccio una bella striscia di cera e quindi di conseguenza strappo un bel numero di peli, insomma. Quindi, secondo me, la ceretta in generale è qualcosa di fantastico, oltre al fatto che è molto, molto economico. Allora, singolarmente, vi dico i prezzi praticamente di tutte le cose. Allora, le strisce in TNT praticamente ci stanno i pacconi, quelli enormi, da tipo 100 strisce e vengono tipo 4 euro, 3 euro, 5 euro, poi naturalmente dipende, se andate a prenderle nelle riforniture per parrucchieri potete pagarle anche 2-3 euro, 100 strisce, oppure vi danno proprio il rotolo di strisce e voi vi tagliate striscia per striscia e quello lì costa diciamo sui 3-4 euro, massimo insomma 5 euro, dipende quante sono le strisce a confezione, ma comunque sempre tante ve ne mettono. E sono, attenzione, strisce in TNT perché chiaramente non potete usare strisce di carta qualsiasi perché queste soltanto riescono a prendere la cera e strappare in modo tale che la cera si attacchi alla striscia e non resti attaccata alla pelle. Se utilizzate una qualsiasi striscia di carta, di cartone, di cartoncino, non so, vi impazzite, volete usare una striscia di carta o di cartone, non tira via nessuna cera, quindi la cera resta lì sulla gamba incollata, si secca e poi sono dolori per levarla. Infatti è molto importante che voi poggiate la striscia sulla parte di pelle finché la cera è ancora calda, perché naturalmente nel momento in cui la cera si inizia ad asciugare sulla pelle e aspettate tanto tempo, poi non la leva più nessuno perché si secca, diventa cera come le candele. Quindi, poi un altro appunto elemento è appunto la ricarica di cera che io ho quasi finito, quindi devo andare a comprare. E queste qui ne esistono di diversi tipi. Allora, io di solito prendo quella rosa che ha la cera di api, però ho voluto fare questo esperimento. Adesso ho preso questa bianca, giallina, insomma, che è al cocco. Ne esistono di tantissimi tipi, così comunque costano diciamo uno tra l'1 e i 2 euro, quindi pochissimo, 1-2 euro. 4-5 euro le strisce e infine abbiamo appunto lo scaldacera. Diciamo, lo scaldacera viene venduto insieme a tutto il kit che nella prima, appunto, alla prima botta, diciamo così, il kit è composto da scaldacera, ricarica di cera e strisce. Le trovate tutte dentro il kit quando ve lo vendono. E costa diciamo sui 30 euro il tutto quanto. Però col fatto che il rolletto ve lo tenete sempre. Ed è qualcosa di molto molto economico rispetto magari a un estetista. E la ricarica di cera, appunto, le strisce costano veramente pochissimo. Se no, sempre se andate dalle riforniture per parrucchieri, vi vendono anche il rolletto da solo e dipende, i prezzi sono dai 10 ai 20 euro nelle riforniture per parrucchieri. Niente, ragazze, io spero che vi ho detto tutto qua, cioè almeno ho detto tutto quello che sapevo. Fatemi sapere voi come fate la ceretta. Secondo me questo è un metodo ottimo e soprattutto molto veloce per scaldare la cera, perché dentro il rolletto ci mette 20 anni a scaldare, mentre facendo così nel pentolino a bagnomaria si scalda molto prima ed è molto più veloce ed efficace soprattutto la cosa, perché non usate il rasoio, ragazze, perché ricrescono veramente subito i peli dopo una settimana. E molto molto duri e molto molto neri, anche se siete bionde. Niente, ragazze, quindi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere le vostre impressioni, fatemi sapere cosa ne pensate. Come realizzate voi la ceretta? E ci vediamo al prossimo video. Ciao!